ragazzo. Non mi sei mai piaciuto. Come successore del buon Lubrano, lui sì, maestro di giornalismo, eri pronto a scagliarti, giustamente anche, contro i pesci piccoli, i piccoli truffatori, specie se contro di loro si era già accanita la magistratura. Ma ancora di più, eri pronto a calarti le brache di fronte al grande capitale. Quante volte, specie per Telecom Italia, si è dovuta sentire la frase «Certo, è una realtà molto importante dell'imprenditoria italiana». Non mi sei simpatico neanche come governatore della Regione Lazio. Hai fatto poco, hai fatto male, e ti sei calata ancora di più le brache col grande capitale. La centrale a carbone di Civitavecchia si è comunque fatta, e tu non ti sei di certo dannato l'anima per evitare che accadesse questo scempio ambientale e sociale. Stendiamo un velo pietoso poi su quanto sta accadendo proprio in questi mesi, in questi giorni, ad Albano Laziale per ciò che riguarda l'inceneritore che lì si vorrebbe costruire. Ma del resto anche Enel è una realtà molto importante dell'imprenditoria italiana, vero Marrazzo? Eppure, nonostante tutto questo, io sento di doverti difendere e doverti difendere con forza. La sinistra moralista, quella che per intenderci vede ancora l'antica immagine del sano operaio dalle mani callose, che vedendo la figlia pronta per uscire, pronta per andare a ballare, mettersi un filo di rossetto, gli dà un ceffone e dice «Puttana, tu stasera resti a casa». Non ci interessa. Non ci è mai interessata. Né ci interessa la moderna sua versione moralistica. Sei andato con dei transessuali? Beh, buon per te. Spero che da un punto di vista sia personale che sessuale tu ne abbia tratto giovamento. Ma cosa c'entra, mi domando io, ci domandiamo noi radicali di sinistra, cosa c'entra questo con la politica? Secondo noi, niente. Noi ti giudichiamo, Marrazzo, ci riserviamo di giudicarti ancora di più. Per il momento ti giudichiamo abbastanza male, ma per quello che hai fatto durante la tua presidenza come governatore della Regione Lazio, che è stato molto, ma molto al di sotto delle nostre aspettative. Ti giudicheremmo ancora peggio? E chiederemmo certamente la tua testa se come amministratore avessi svenduto la Regione Lazio ad interessi particolari, traendone guadagno. Ma questo te lo dobbiamo riconoscere, e lo riconosciamo anche questo con una certa forza, non è mai stato. A noi, radicali di sinistra, interessa l'etica, non la morale. Sei andato con transessuali? Con uomini, donne, galline, asini, maiali? Fatti tuoi. È un fatto che riguarda te. Al limite potrebbe essere un fatto che riguarda tua moglie, ma non certo noi. Hai fatto male, in ultimo, ad autosospenderti. Sia perché hai creato un pasticciaccio istituzionale, sia perché tu sei stato votato ed eletto per governare fino al termine della tua legislatura, fino alla fine del tuo mandato. Avresti invece il dovere di dimetterti solo se venissero accertati fatti penalmente rilevanti inerenti alla tua posizione di governatore o fatti estremamente gravi. La tua sessualità, lo ripetiamo per l'ultima volta, la tua debolezza privata, credici, non è poi così importante. E se te lo dice qualcuno come me, Mario Michele Pascale, e come noi, radicali di sinistra del Lazio, non ti sopportiamo proprio, credici davvero. Ha un nome che fa paura, libertà, libertà. Libertad.